Buongiorno a tutti, sono l'Archeato Poletti, lavoro appunto per Iris Group, che è un gruppo, un leader internazionale per quanto riguarda produzione e commercializzazione di lastre tecniche in grass porcellanato. All'interno del gruppo sono presenti diversi brand con una differenziazione di prodotti riguardo al target che hanno di riferimento, ma senz'altro il DNA comune dell'azienda è una spiccata vocazione verso l'innovazione. E lo testimonia il fatto che, pur essendo un grosso gruppo industriale, all'interno abbiamo mantenuto un laboratorio di ricerca che si occupa appunto di pensare alla nostra ricerca, alle nostre innovazioni, quasi come se fosse le care vecchie botteghe di una volta. E quest'oggi parliamo di FMG, ossia Fabbrica Marmi e Graniti, che è uno dei brand all'interno appunto del gruppo, che il cui nome ci parla già della natura stessa, cioè la mission di questo brand è quella di ricreare la bellezza dei prodotti naturali, andando però a garantire la disponibilità e la reperibilità di questi materiali grazie alla produzione industriale, cosa che spesso e volentieri in natura non accade con le pietre naturali, con i marmi di cava, ed garantendo allo stesso tempo le prestazioni tecniche tipiche del grass porcellanato, quindi durevolezza, resistenza ai carichi, idropellenza, resistenza agli agenti chimici, ingelevità e così via. E nello specifico la collezione che guarderemo oggi è Max Fine. Max Fine rappresenta, a mio avviso, quella collezione che parla del livello di innovazione tecnologica al quale l'azienda è arrivata tutt'oggi. Sia in termini di investimenti di ricerca che di investimenti di produzione, di laboratorio. È infatti una lastra tecnica in grass porcellanato dalle dimensioni disumane. Non per nulla abbiamo scelto questa immagine, dove si vede un uomo affiancato a una lastra che ha una dimensione di 3 metri per 1,50, nello spessore da 6 mm. Quindi lo spessore ridotto da 6 mm viene praticamente applicata e contrapposta alla dimensione della grande lastra. Non solo, l'altro vantaggio di questa collezione è quella di avere già a catalogo la possibilità di avere una serie di sottoformati che vanno quindi a completare il progetto a casellario. Cioè, quindi in uno stesso schema di progetto con ambienti dai tagli differenti avrò la possibilità di scegliere lo stesso materiale con minor spreco di materiale. Come vi dicevo, il vantaggio è proprio quello di avere i 6 mm in diverse colori, diverse gamma colori, diverse collezioni e in due finiture. L'altro elemento di innovazione è anche la finitura completamente lucida, quindi l'unico prodotto attualmente presente sul mercato con queste dimensioni ad avere una grande dimensione completamente levigata. Per quanto riguarda la collezione, abbiamo i classici pietre, marmi che troviamo in natura, quindi dall'onice al travertino, i marmi, il corten, il legno, che in questo caso è presentato in una dimensione di 2,40 m per 20 cm, va a riprendere la classica doga in legno, e poi alcune collezioni che non riprendono i prodotti naturali ma sono a sé stanti, come la Rose piuttosto che la Chromocode, dove la Rose sono degli effetti cemento piuttosto che delle resine e la Chromocode sono delle classiche tinte unite. Questo è un esempio di applicazione di questo materiale, che ripeto è un materiale a tutta massa, quindi usa gli stessi ingredienti che la natura usa per creare queste pietre, ma il processo è industriale. L'altro forte elemento di innovazione per quanto riguarda questa collezione è da ritrovare nell'applicazione che questo materiale, dopo la produzione che abbiamo cominciato a realizzare, l'applicazione che questo materiale, la destinazione d'uso che questo materiale trova. Vabbè, ovviamente abbiamo il classico pavimento e rivestimento, che è quello che a chiunque verrebbe in mente, andando oltre i classici rivestimenti e pavimenti che abbiamo visto fino adesso. Uno dei limiti che ci hanno sempre mosso i progettisti, che era la natura stessa della ceramica, era quella di dire sì, però ha un limite di formato che poi è accentuato la quantità delle fughe e che quindi mi dà una resa diversa. Ora, con questo formato, ovviamente ne viene da sé che il limite è ridotto e abbiamo una certa versatilità e trasversalità degli ambienti ed una certa uniformità di contorno. Queste sono alcune
esemplificazioni dove si possono vedere appunto l'applicazione del materiale. Vedete come poi l'ambiente diventa completamente uniforme, a differenza della natura dello stesso del progetto. Un'altra applicazione classica è quella relativa alle facciate ventilate piuttosto che tradizionali, dove i plastri del materiale sono quelli della leggerezza, la resistenza e ancora una volta della continuità visiva legata anche all'eleganza del manufatto, che quindi riprende pietre naturali che tutti conosciamo. Questa applicazione appunto in facciata è particolare perché fa vedere come il materiale riesce ad avere anche una certa flessione di posa. Se noi avessimo, ora purtroppo qua non abbiamo, per condizioni climatiche questa settimana che sono state traumatiche, non abbiamo una lastra intera, ma se avessimo una lastra semplicemente appoggiata a parete e io vado ad agitarla semplicemente con le mani, noterei come la lastra è particolarmente flessibile, e questo permette innanzitutto di non rompersi nella sua movimentazione, e poi in secondo luogo permette di andare a adagiarsi completamente alla superficie che vado a ricoprire, permettendo anche questa lieve flessione. Abbiamo altri esempi di applicazione che possono essere sia colla piuttosto che facciate ventilate, con anche un sistema particolare che all'interno del gruppo abbiamo studiato con un gancio a scomparsa. E poi qui entriamo nella nuova applicazione d'uso che questo materiale ci permette di affrontare. Sarò sincero, una volta che questo materiale è stato messo a punto nei nostri laboratori, queste strade ci si sono aperte mano a mano, non sono state pianificate. Ma perché? Perché è stata una vera e propria innovazione tecnologica che ha permesso di accedere ad altri campi che tempi addietro non sarebbero stati fattibili per materiale come la ceramica, che comunque rimane un materiale pesante. Uno particolare è quello proprio relativo ai top bagno e cucine, che permette di avere lo stesso prestigio estetico, quindi di estetica, visione del materiale, abbinato ad una soluzione tecnica, in quanto ricordiamo che il materiale è sempre grasso ceramico, quindi è nel caso dei top di cucina inattaccabile dagli agenti chimici, piuttosto che durevole, non ha, è antimacchia, non è ingelivo. La durevolezza stessa del materiale, a confronto ai materiali che troviamo in natura lapidei, che hanno problemi soprattutto in queste applicazioni. E qui abbiamo una serie di applicazioni che fanno vedere con lo stesso materiale abbiamo la realizzazione di un ambiente in toto. In questo caso è un angolo di una spa dove sia l'interno della vasca che le scale sono state realizzate con questo materiale, grazie anche alla dimensione di questo materiale, perché con una larghezza di una lastra, una singola lastra di 3 metri, io ho la possibilità di fare una pedata e un'alzata con un unico taglio. Questo è un lavandino con i bordi, con il classico jolly, la classica lavorazione. E poi qua entriamo in un settore che veramente fino ad alcuni tempo fa erano impensabili per quanto riguarda la ceramica. È un settore che io seguo particolarmente per il gruppo e ci sta dando delle notevoli soddisfazioni. Soddisfazioni perché questo materiale è da vedersi come un foglio, io amo definirlo, cioè è un materiale plasmabile, talmente versatile e trasversale che uno deve farsi semplicemente ispirare dalla propria aspetto visivo. Poi la soluzione tecnica la troviamo direttamente noi. Siamo entrati in maniera proprio dirompente nel settore dell'arredo e del design. Qui abbiamo un'immagine relativa a alcuni tavoli, ma che sono già in produzione da diverse aziende, oramai sono 2 o 3 le aziende che ne hanno a catalogo, quindi questa ci permette di avere questa personalizzazione del prodotto che può essere inserito, perché no, in un ambiente dove questo prodotto è già utilizzato a pavimento, a rivestimento. La versatilità, perché può essere usato per un tavolo piuttosto che per un armadio, per delle porte. E la facilità di lavorazione, perché pur essendo materiale duro, è comunque a uno spessore talmente ridotto che si lavora con qualsiasi strumento per la lavorazione dei lapidei. Nella sezione design abbiamo anche per esempio la Lamborghini, che oltre ad aver studiato un materiale con una colorazione apposta per loro, ha realizzato poi tutto l'interno del loro showroom
qua si vede bene dall'esterno, piuttosto che alcune opere di vero e proprio design, come questa installazione di Massimo Iosaghini a un fuorisalone del mobile. Qua siamo nella corte d'onore dell'Università Statale di Milano, e questa è proprio una scultura realizzata dall'architetto con tre lastre, quindi l'altezza totale che vedete di questo oggetto sono 9 metri. Porte che vi parlavo prima, quindi il fatto della sottigliezza del materiale, della leggerezza che permette di rivestire completamente un ambiente, un oggetto di questo tipo che veramente prima era impensabile, con un'unica lastra, quindi non ho tagli, non ho fughe, ma soltanto il taglio ed apertura della lastra. E poi un altro settore che era veramente questo impensabile fino a poco tempo fa, che è quello dell'industria navale, dove l'elemento fondamentale è quello della leggerezza, perché sono comunque mezzi che viaggiano sull'acqua e hanno bisogno di questa caratteristica fondamentale. Grazie alle caratteristiche tecniche, quindi alla durezza, ma alla leggerezza stessa del materiale e al basso spessore, siamo riusciti a entrare anche in questo settore. L'altra innovazione tecnologica che volevo parlarvi oggi è Active, Clean Air and Antibacterial Ceramic, dove ancora una volta nel nome stesso ci sta la soluzione tecnologica e innovativa di questo prodotto. Faccio vedere un video del come mai la nostra ricerca si è svolta anche in questo settore. Prima vi dico soltanto che si può definire come un grass porcellanato di nuova generazione, chiarendo un materiale inerte per eccellenza, per antonomasia, come la ceramica, in un materiale attivo, dove con materiale attivo non intendo un semplice materiale ecosostenibile che quindi non danneggia l'ambiente in cui è inserito, in cui è poi andrà smaltito, ma bensì ecoattivo, ossia svolge un ruolo attivo nel migliorare le condizioni di vita dell'ambiente in cui l'uomo vive e tutti noi viviamo e passiamo il nostro tempo. Perché questo? E perché è così importante? Magari lo capiamo da questo video. Look up, live free, dream big and see the world is yours, the world is yours, give all you have, you have to give, the world is yours, the world is yours. I tried to break free, you tried to keep me bound, I tried to live right, you tried to keep me down, but now I'm going up, I'm moving higher than anywhere that I've been before. I'm flying, man. It's kind of crazy, like my feet are lifting off the ground. I'm touching heaven with my... Dal punto di vista tecnico è un materiale che rappresenta una vera e propria nuova metodologia produttiva, dove grazie alla presenza di biossido di titanio, che è un elemento chimico naturale che si trova in natura anche in grandi quantità, che è applicato sulla superficie delle lastre ad alte temperature, quindi in fase di produzione, permette alla lastra di pregiarsi della proprietà fotocatalitica che rende la ceramica in grado di degradare le molecole inquinanti presenti nell'aria. E dal punto di vista chimico e comunque tecnico abbiamo poi qua il nostro banco esterna e potete trovare tutte le informazioni. Sostanzialmente il concetto fondamentale è quello legato alla fotocatalisi, che è un concetto simile alla fotosintesi clorofilliana che tutti conosciamo, che tutto che abbiamo studiato, ossia il biossido di titanio che funge soltanto da attivatore a una reazione, combinandosi con la luce e l'acqua, quindi l'umidità presente nell'aria, crea sulla superficie del materiale una ossidazione che porta alla decomposizione di tutti gli elementi che i batteri, diciamo, ed gli inquinanti che stanno sulla superficie. Questo quindi cosa comporta? Comporta che il materiale ha una capacità di andare a distruggere, a decomporre sia i batteri che convivono con noi purtroppo in tutti i nostri ambienti, sia quel famoso NOx che tanto sentiamo parlare nelle nostre città. Purtroppo è un elemento, come si vede da questa slide, che non ci rendiamo conto se nella vita di tutti i giorni respirando, sì, magari possiamo avere mal di gola, cose di questo tipo, ma è un pensare alla salute dell'uomo, alla salute dei nostri ambienti che ci deve far pensare. Una città come quella di Milano, dove l'ARPA stabilisce che i limiti di inquinamento non possono superare per, adesso non mi ricordo se 30 o 40 giorni l'anno, questi limiti non devono essere superati per più di 40 giorni, e dopo solo 3 mesi all'inizio di quest'anno questi limiti erano già superati di 50 giorni, è un elemento che ci deve far riflettere. Questo apre una serie di applicazioni che questo materiale, lo
capite benissimo da voi, trova la propria applicazione soprattutto in quella serie di ambienti in cui l'attenzione per l'igiene e per l'assenza totale di batteri è fondamentale, quindi come ospedali, cliniche e così via. L'altro elemento fondamentale, siccome abbiamo diversi istituti che ci seguono nella elaborazione di questo materiale, che anche per noi è un'innovazione, quindi cresce con noi di giorno in giorno, ci danno ogni giorno dei risultati diversi. Uno degli ultimi, conseguito dall'Università Statale di Milano, nella fattispecie dal Dipartimento di Chimica della professoressa Bianchi, è quella che il materiale è risultato attivo nel 99,9% con l'eliminazione dei batteri, anche con dei batteri medicillino resistenti, che sono quelli che resistono anche agli antibatteri. Questo è il modo dell'azienda, che ripeto è un gruppo industriale che esiste da più di 50 anni, di pensare non soltanto all'estetica del materiale che continua a fare, che ha sempre fatto, ma anche all'uomo, al proprio ambiente, e di pensare in questo modo anche al futuro di tutti noi. Grazie.